Mucche o vacche? Poi ciao. Mucche o vacche? Mucche, mucche. Però la chiamiamo vacca perché la classica parola sarebbe vacca. Esatto. Andiamo a rompere le palle delle tettine. Quante vacche? La cosa peggiore. Buongiorno, oggi cominciamo con questo video e indovinate cosa? Abbiamo la Sabrina. Dove andiamo oggi? Bel punto di domanda. Andiamo verso Valdobbiadene, Venezia e poi vediamo. Stiamo andando verso Valdobbiadene, come vedete qua ci sono delle moto davanti e di dietro abbiamo Sabrina. Sabrina, se vuoi salutare, guarda a sinistra, gira la testa a sinistra, fa saluto. Oh yeah, Sabrina ha anche salutato, bene, andiamo avanti e ci sentiamo tra pochi secondi. A posto di aceti alle memorosa, guarda che belle scarpette che ha la Sabrina, ciao, belle belle rosa. Sì, a posto, andiamo, abbiamo fatto una piccola tappa per sistemare le scarpe della Sabrina. Sempre siamo in Veneto e come sempre ci sono i trattori in mezzo ai coglioni, puntino. Che palle sti trattori, anche di domenica cazzo. E i ciclisti, trattori, ciclisti, trattori. Eccolo qua, Pedarovo, Covola di Piave, siamo sul ponte, non mi ricordo il nome, ponte. È un ponte, guarda trattori in mezzo ai coglioni, porca trota. E qua c'è il Piave, quello è il ponte di Vidor, no? Perché non me lo ricordo, che figura di merda. Ragazzi, mi dispiace, non me lo ricordo, che cazzo. Guarda te, se la domenica dobbiamo patirci un trattore davanti, avrà fatto 2 chilometri di colonna. Siamo arrivati a Valdobbiadene, città del vino. Cazzo di trattore di merda. Speriamo non giri a sinistra. Oggi che gira a sinistra, oggi. Vai. Guarda sto coglione. Hai visto? Hai visto? È colpa dei ciclisti, i mezzi coglioni. Ragazzi, siamo arrivati a Valdobbiadene. Adesso andiamo verso in centro, Andiamo a fare colazione alle 10:45. Beh, meglio, come si dice, meglio tardi che mai, dire. E siamo arrivati, quasi arrivati in piazza. L'ho visto. Grazie Sabrina che mi fai da coordinatrice. Ecco la signorina che sta passando, perché brava. Tranquilla. Signora, prego, signora. Facciamo la nostra buona azione. Ci possiamo mettere anche qua, guarda, c'è il parcheggio qua, moto. Cos'è? La cosa peggiore. Cosa? Togliere tutto. Ah. Bene ragazzi, siamo a Valdobbiadene. Mi sono lì, sono ancora. Oh boy.
Bene ragazzi, da Valdobbiadene stiamo già, è più fresco, ci mancava la macchina adesso. Eccoci qua, Valdobbiadene, pianezze, Valdobbiadene. Ciclisti, rompicoglioni. Ma che bello questo, ma che bello. Già meglio, senti che fresco. Guarda quella che avevo io prima. Vedete qua che coglione va piano. Cioè, ma con tutti i posti a girarsi, proprio qua è a girarsi. Tienti. Siamo arrivati. Rifugio Pianezze, ecco un altro coglione. C'è la festa, è un mercato, che è? Oh, c'è il mercato? Sento il navigatore. Cosa dice? Ah, lo senti tu? A posto, lo senti tu? Come fai a vedere se è giusto? Che fresco è, non so che fini, differenza. Ma che bel paesaggio, eh? Bel paesaggio qua a Pianezza.
Dio vecchio, ma che bel paesaggio. È già un po' più fresco qua su, mi sembra. Ma dove si va? Ma qua, ma che forte. Andiamo avanti. Ma che bello. Guarda che paesaggio, eh? Guarda che forte. L'ho visto, ho visto. È come quella che avevo io prima. E che paesaggio, eh? Là c'è il Piave. Belli sti monti qua così. Facciamo un giro e poi dopo torniamo indietro. Bel paesaggio proprio. Un ripetitore. Un bel ripetitore in mezzo alla montagna, eh? Quando va a cambiare. Guarda di dietro. Guarda qua di dietro. Pacchette. Guarda che bello. Guarda qua, guarda qua. Devo mangiare qua. Che sei buasse delle vacche. Guarda sto qua a girarsi proprio adesso. Proprio adesso che a girarsi. Adesso possiamo in mezzo alla buassa. No, devi star ferma perché adesso devo girarmi, ok? Devi star ferma, assolutamente ferma, ok? Devo cercare di gestirmi. Sono a buassa, Dio Cristiano, sono a buassa, sono andato. Adesso andiamo a rompere le tettine. Andiamo a rompere le tettine e la vacchetta. Pianese, pianese. Guarda che bella che è. Dove ci sono i ripetitori e qua ci sono le mucche che fanno mu. Guarda Sabrina, come fanno le mucche? Guarda che belle che sono. Belle, belle. Bellissime. Guarda che mi tocca questo così. Mucche poi o vacche? Poi ciao. Mucche o vacche? Mucche, mucche. Però la chiamiamo vacca perché la classica parola serve vacca. Esatto. Andiamo a rompere le palle delle tettine. Quante vacche! Andiamo a schiacciare le tettine. Io ne ho visto una che era piena, forse aveva bisogno di essere monta. Che bella che è. Ma che bella. Guarda che bella che sì. Non diciamo che è a scuola. La cacca. La mucca fa cu. Cacca cacca. Ha fatto la cacca. Ha fatto la cacca, mangia e cacca. Lo sai che dovrei lavare la ruota della moto, amore? Perché ho prestato una bella buassa di vacca. Una bella cacca di vacca che non finiva più, era grande così. Quindi dovrei lavarla tu la moto stavolta. Sì, no. Bene. La sta leccando. Come la sta leccando di gusto, povero. Vedete che vado un po' più avanti. Ferma. No, non si vede, peccato. Ci vede che lecca, guarda che lecca, gli fa la coccola. Leccola. Ma come la fa la coccola, guarda. Brava piccinina, brava. E l'altro cosa fa? Mi raccomando, state a fare robe porche. Guarda, come si fa a leccare, guardala. E sarà la mamma, e lui sarà quello piccolo. Guarda come si leccano, guardalo. Lecca. Gli fa anche la pulizia. Cosa è successo? Cic. Lecca. Basta, non ho leccato più. Giù. Vedi, Sabrina, dove ti porto? In mezzo ai camp, in mezzo alle vacche, in mezzo alle merde di vacca. La mucca fa muuuu.